Caccamo, cosa sta cazzando? Caccamo ci sente? È tornato a Napoli. Ah, buongiorno. Bentornato. Buonasera. Buonasera a tutti quanti, come sta? Hai detto buongiorno perché ho un fuso orario, se si capisce. Cosa ha fatto al dito piuttosto? Vediamo, visto? Al dito offeso. È in Giappone purtroppo. In Giappone, sapete che immagino pesce crudo qua. Sushi, sashimi. Esatto. Chi è, Giorgio? Sì, sono Giorgio. Lei sa che c'è un bancone, tu fai, indichi, fai, pigli, chi taglia, fa così. Sono permesso di indicargli un pesciolino che mi sembrava casalingo, una specie di trombetta, una specie di passera di mare. Sono... Il Giappone è pieno d'altra parte. Esiste veramente, non pazzia. Senta, mi taglia questa e mi ha tranciato la falange. No! Vabbè. Incidenti... E non è la prima falange che mi parla. Senta, Caccamo, andiamo avanti. Per cortesia, Non faccia dell'umorismo. Ora me ne è partito un momento di... Caccamo! Vogliamo andare avanti? Per favore. Vabbè. Siamo partiti dal da Giappone con viaggio ritorno. Ecco, lei viaggiava con Ferlaino. Io viaggiavo con Corrado e Ferlaino, che sembrava si fosse ripreso. Anzi, si era ripreso. Era tornato se stesso. Se stesso, infatti, la sua prosopopea è venuta fuori al check-in davanti alla giapponese vicina, si vedeva manca capo. Ha detto: non c'è nessuno qui. No, e chi l'era? E già c'è stata un'offesa. Poi il giapponese è permaloso. Poi il giapponese chi ha detto: mi faccio sto biglietto immediatamente. E gli ha dato un biglietto della TP. E che posto voleva? Il biglietto da Tommaso Pallonaro. Ci sta guardando il computer e ha detto: che posto vuole? Ha detto: non fumatori. E io fumo. Intorno non voglio nessuno e voglio un posto finestrino corridoio. Se voglio cucca, me cucco. Con questa proprio con questa prosopopea. Certo. Per fortuna. La signorina ha detto: scusi un attimo. Ah, vabbò, è napoletano proprio. In giapponese come si dice vabbè? No, non lo dica. Andiamo avanti. Le parole per parlare. Come fosse un museo di Parigi, invece scopro che fate parlare. Essere aiuta là. È tornata con un colosso vivente, il colosso di Todi. Si è saputo dopo che era un lottatore di sumo. Peraltro nudo, perché anche lui ha detto: chi è il giapponese quello che ha fatto tutta sta prosopopea? E la signorina ha indicato Ferlaino. Io ero dietro, mi sono spostato mi sono difeso in pratica dalla storia. Si aiuta magari. Nonostante fosse grosso come una balena, ha saltato il bancone, ha pigliato Ferlaino, ha ammazzato. Pugni in testa. Colpi di mazza sulla schiena. Lei poi è intervenuto, però lei per lei ha avuto paura, ma poi lo ha aiutato. Ci mettiamo tutta a litigare. E l'aeroporto nuovo mettere subito una targa, ho scritto: qui hanno litigato dei napoletani. Ha ragione, Caccamo. Queste cose italiane all'estero. Quando ha visto Ferlaino per terra schiacciato come una pizza. Che schifo. E mancava la mozzarella. Va bene, andiamo avanti. È fornuto tutti, io mi sono allontanato. In quel momento passava il presidente, il vicepresidente del Milan, Riccardo Galliano. Si chiama Adriano, non Riccardo. Ha cambiato nome? Ma no. Si è sempre chiamato Adriano. Ha cambiato nome? Ma non diceva Adriano. Vabbè, andiamo avanti. Io ha detto: Riccardo, e chi le ha camminato non si è fermato. Ma questo non è quando cammina, ma quando esulta. Sì, chi sei, Marchino? Sì. Tu lo conosci? No, l'hai mai visto camminare? No, camminare allora no. Che parla fa? Ma che cammina così? Cammina così. Ma figuriamoci, quella è la guarda, io l'ho visto entrare in un negozio, una droghiere, e hai c'è un etto di prosciutto cotto! Così faceva. Dal droghiere poi. Me lo mette dalla... Senta, Caccamo. Per favore, hai visto che il fuso l'ha sconvolta? Sono andato incontro a Ruggero Adriano Galliani, non come si chiama non è affare mio. Andato incontro con lo stesso passo, uguale. È venuta fuori una tarantella scatenata. Ma no, indiavolata. C'erano i giapponesi a migliaia che applaudivano: bravi, rimanere qui sempre. Hanno trovato una serie di serate al Picchio Rosso di Osaka, alle rotonde di Kyoto. Uno spettacolo pirotecnico volevano fare da me e Oreste. Oreste chi è? Oreste Gagliardi. Non si chiama Oreste, non interrompete in più. Va bene, allora io ha gemigliato
Gagliarco, questa tarantella ne ho approfittato perché ballando ha già visto nel taschino interno la giacca di un biglietto aereo. Quello di Gagliarco. Che mi è capitato in mano. No, come le è capitato in mano? Può succedere. Sapete l'arte di noi. Sì, vabbè, vabbè. Di voi giornalisti, sì. Diciamo... giornalisti, ha già pigliato questo biglietto e sono corso nella pista con un pazzo, correvo, tutti i giapponesi sarebbero, no, rimanga qui, tournée, no, no, io non fate ballare la IS, vieni qua. Quindi lei si è imbarcato col biglietto? Mi sono imbarcato con questo biglietto. Ma cosa le hanno detto sull'aereo, scusi? Ha girito l'aereo pieno, c'era la squadra, c'è, dice, no? C'è un posto vuoto. Che era quello di... Sì, cos'è? E Gagliani non c'era il nome. Meno male. Il nome non è stato messo. Mi sono assentato e ha detto è libero e mi hanno detto come no? Partiamo! Ma subito! No, subito! Cos'era un pullman? Avete lasciato giù! Chi? Avete lasciato giù Gagliani e Ferlaino soprattutto. No, Ferlaino, signor Carlo, è che lasciavo il mio presidente, l'ha già portato, l'ho messo in una Samsonite. Ma come in una Samsonite? In un beauty case della Samsonite. Sì, dove ci sta una spazza, Lupettini, lui ci stava, oramai era una poltiglia. L'ho adagiato dentro. Blob era. Si è fatto... Esatto, gli ha già fatto 4-5 buchi sopra. Beh, ecco. Se in caso si avvicina uno steward o qualcuno... tu miagola. Ma come? Vabbè, no, ma... sono assettato appena se l'ho fatto no, era uno strilla, non esagerare guarda. E devo fare la bip... i buchi sono sopra. Vabbè, se no, senta, lasciamo stare piuttosto Gagliani che dopo, voi siete tornati, ma Gagliani sono tornati. Ho ricevuto un fotogramma dai fans giapponesi, tutti firmati, 5.000 firme. Hanno detto aspettiamo solo te perché Gagliani è diventato un nudiv a è diventato lottatore di sumo con chi le ha picchiate per la ira. Ha fatto 15 incontri imbattuto. Imbattuto. Stiamo salutando. Anch'io lo sa. State buono. Arrivederci, cacca. Ma che sayonara, cacca, non si vede che...